La Prussia invece fa una scelta esattamente inversa e sceglie di estendere la punizione dell'omosessualità a tutto il Reich tedesco al momento dell'unificazione. E questo è il famoso paragrafo 175. Attraverso le battaglie del movimento, di quello che è un vero e proprio movimento di liberazione omosessuale, si arriva un poco per volta ad uno svuotamento di questo articolo. Perché a un certo punto i tribunali danno una interpretazione per cui il reato di sodomia si ha pienamente soltanto quando si sia avuto un rapporto anale, oppure un rapporto di bestialità su un animale che qua non ci interessa minimamente. Quindi qualunque altro atto sessuale al di fuori della penetrazione anale non è punibile dal paragrafo 175. Questo implica che il numero di casi che si verificano in Germania prima dell'avvento del nazismo è piuttosto basso, si parla di centinaia di casi, addirittura l'azione dei movimenti di liberazione arriva a fare accordi con la polizia addirittura fornisce le forze per sorvegliare la sala durante i grandi balli mascherati che organizzava la comunità omosessuale di Berlino. Ovviamente tutti gli uomini andavano vestiti da donna, questo dà per scontato. La Berlino pre-nazista è veramente una capitale gay, quella che oggi sarebbe una capitale gay. Ha decine di locali di intrattenimento per persone omosessuali, ha una stampa omosessuale, una stampa periodica, addirittura settimanale, non soltanto maschile, ma anche lesbica. Ci sono locali lesbici, c'è una stampa lesbica. E c'è l'Istituto per la ricerca sessuale di Magnus Hirschfeld, che non solo ha un piccolo museo e sottopone a un questionario tutti coloro che lo visitano. Arrivando alla conclusione molto prima di Kinsey che un 1-2% delle persone sono omosessuali, in un'epoca in cui si riteneva esagerato dire che uno ogni 10.000 persone era omosessuale, quindi già questa ipotesi di Hirschfeld era giudicata come fantastica. Ma addirittura vi si svolgono i primi tentativi di operazione di riassegnazione chirurgica del sesso per le persone transessuali. Una parte di quello che fu fatto in queste strutture ovviamente fu voodoo scientifico, ma tutto quello che fu fatto pose le radici per quello che sarebbe successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. La rinascita del movimento gay fu rapida, il movimento omofilo fu rapida, proprio perché questa fase precedente aveva posto radice. Il problema sorge quando questo movimento non riesce a ottenere, nonostante diversi tentativi e nonostante una petizione che era stata diffusa tra i principali intellettuali dell'epoca, fu firmata da Thomas Mann, fu firmata da Stefan Zweig, fu firmata da Einstein, fu firmata dai nomi più eminenti della cultura tedesca, fu firmata da Sigmund Freud per l'abrogazione del reato di omosessualità. Adesso vi risparmio le vicende perché siamo qua per parlare dell'omocausto, non della storia tedesca. Ci fu una serie di alti e bassi, addirittura a un certo punto si rischiò che per eliminare la diseguaglianza di trattamento tra uomini e donne si criminalizzasse anche il lesbismo, si arrivò a un pelo da quello. Fatto sta che il progetto di codice penale che prevedeva l'abolizione del reato di omosessualità arrivò in discussione al Reichstag quando ormai 1933 era in corso la presa del potere da parte dei nazisti, i quali non avevano mai fatto mistero della loro ostilità alle persone omosessuali. E qui è interessante, io prima ho sottolineato la persecuzione nazista degli ebrei ebbe una motivazione tipo razzista, non religioso, perché il nazismo si basa su una sua presunta scientificità, una presunta aderenza alla scienza, che anche se è una scienza invecchiata, è il degenerazionismo ottocentesco. Cos'è il degenerazionismo? È una teoria che dice che come esiste l'evoluzione dall'animale inferiore all'animale superiore, questo si chiama evoluzione, il processo inverso è la degenerazione, quando un animale va evolutivamente all'indietro. Per esempio, quando ha un maiale domestico nascono dei maialini con il pelo nero come nei cinghiali, no?
Il concetto è, infatti, viene dall'allevamento degli animali. Una razza degenera quando manifesta caratteristiche di un'epoca precedente. E i nazisti ritennero che era quello che era successo, addirittura attribuivano la sconfitta della Germania a una degenerazione del popolo tedesco, e il loro scopo era la rigenerazione. Rigenerazione che doveva avvenire attraverso l'eliminazione di tutte le impurità, le scorie, quindi gli ebrei, ma anche gli zingari, ma anche gli handicappati. Troppo spesso tendiamo a dimenticarci che i programmi di sterminio tedeschi iniziarono con l'eliminazione fisica degli handicappati, perché anche questo risultava, secondo la loro visione del mondo, una zavorra che appesantiva il corso del popolo tedesco. E naturalmente in tutto questo discorso, guarda caso, ci stavano anche gli omosessuali, in quanto appunto forma di degenerazione che peggiorava la condizione della razza tedesca. Ora, ho voluto specificare la differenza, la motivazione razziale della persecuzione nazista degli ebrei, perché nei confronti di alcune categorie umane, i comunisti, gli ebrei, i polacchi, gli zingari, il nazismo aveva delle idee molto chiare: andavano puramente e semplicemente liquidati fisicamente dalla faccia della terra. Per esempio, noi, una delle tante cose che nelle giornate della memoria non si ricordano è che i nazisti avevano programmato lo sterminio fisico del popolo polacco. I polacchi ebbero il 15% di morti dopo la Seconda Guerra Mondiale, di cui la metà ebrei. Gli ucraini arrivarono al 19% di morti. I nazisti distrussero i castelli, le biblioteche, i musei della Polonia, perché era loro intenzione annientare completamente la nazione polacca. Con gli omosessuali, invece, un progetto di questo genere noi non lo troviamo. Abbiamo una persecuzione disordinata, disorganizzata, contraddittoria, autocontraddittoria, che spiega anche il numero, virgolette, limitato, chiuse virgolette, delle persone omosessuali. Adesso, c'è un concetto che per me è molto importante. La gravità di un fenomeno storico non si misura dall'altezza delle pigne di cadaveri che si lascia dietro. Quello che conta è la gravità del vulnus ai diritti umani che viene fatta da questo fenomeno storico. Io come esempio prendo sempre il fatto che la Costituzione italiana proibiva l'ingresso in Italia a una persona, il pretendente al trono. Si è trovato il tempo di fare una modifica costituzionale per permettere a questa persona di rientrare in Italia, perché la lesione al diritto di quell'unico individuo era sufficientemente grave da giustificare di prendersi tutto questo mal di pancia. Similmente, la politica che hanno seguito alcuni militanti gay, specialmente agli inizi, di esagerare, gonfiare il numero dei morti, secondo me è controproducente, perché quando si fa storia ci si deve attenere ai dati, non si devono inventare i dati, non si devono scegliere sempre i dati che ci impressionano e ci servono di più per fare le vittime o chissà che cosa. Quando Massimo Consul inventò la parola omocausto, e non erano stati ancora fatti studi storici su quelli che poi erano addirittura gli archivi sovietici, che non erano aperti agli studiosi occidentali, ma che oggi sono state fatte, ci sono almeno 40 studiosi tedeschi che sono al lavoro su quei materiali, quindi sono materiali ormai abbastanza ben studiati. Comunque Consul arrivò a una valutazione di circa 1 milione di persone omosessuali che avevano patito nei campi di sterminio nazisti. Le ricerche fatte in Germania sui registri sopravvissuti dei campi di concentramento, dei campi di sterminio, e le estrapolazioni che sono state fatte ci portano a cifre che sono nell'ordine dei 5.000 le più prudenti, 15.000 le più realistiche, tenendo conto che abbiamo soltanto un terzo dei registri, fino a un massimo di 30.000, quindi tra le 15 e le 30.000 persone, avendo come limite massimo le 50.000 persone condannate in base al paragrafo 175 durante il periodo nazista. Quindi è lecito dire, come molto spesso ci sbattono in faccia vari fascistoni, che gli omosessuali non sono stati perseguitati dai nazisti e dai fascisti con la stessa intensità degli ebrei. Questo fatto è perfettamente vero.
E quindi il punto è che questa persecuzione c'è stata. Il punto è che il nazismo si è messo in testa di liberare la Germania dagli omosessuali senza bene avere in chiaro in che modo, perché fondamentalmente non sapeva cosa fosse l'omosessualità. E molto spesso la vita e la morte di una persona si è giocata sul fatto di capitare nelle mani del commissario di polizia o dell'autorità che riteneva l'omosessualità un difetto di tipo biologico e che quindi potesse essere eliminata solo attraverso l'eliminazione fisica della persona omosessuale. Però ci furono tentativi di cura ormonale, ci sono stati degli esperimenti ad Auschwitz su detenuti omosessuali attraverso cure di ormoni che venivano aumentate fino a causare la morte dei soggetti di esperimento, che tra l'altro, in particolare interessante, non causarono mai il cambiamento di orientamento sessuale in loro. Ci furono tentativi di rieducare con il lavoro, le botte, le marce forzate, gli internati. Rudolf Hess, nella sua memoria comandante ad Auschwitz, dedica 10 pagine agli internati omosessuali, che giudica gente infelice, debole, destinata a morire presto perché non amava la vita, e descrive come cercò di raddrizzarli attraverso il duro lavoro, eccetera. Quindi questa terapia presupponeva a monte l'idea che l'omosessualità fosse un vizio, fosse una forma di... fosse qualcosa a cui una persona potesse essere rieducata. Durante il periodo nazista la psicoanalisi fu completamente de-giudaizzata, fu data in mano a personaggi nazisti, ma non smise mai di operare. Per farla breve, il nazismo non aveva un'idea chiara di che cosa fosse l'omosessualità. E esiste un discorso molto interessante di Himmler alle SS, che se volete è online, c'è la traduzione, può essere letto facilmente. È un discorso segreto, è un discorso da uomo a uomo, da macio a macio, che tratta il modo di risolvere il problema dell'omosessualità all'interno delle SS. E Himmler è dell'idea che gli omosessuali vadano sterminati, ma è anche dell'idea, per esempio, che l'omosessualità è stata quella che ha fatto cadere l'impero romano, ha fatto cadere i greci, è una forma di debolezza fondamentalmente. Allora, in questo minestrone di atteggiamenti, ecco, in questo discorso Himmler valuta che gli omosessuali in Germania siano da 1 a 2 milioni, se lo sognava perché erano almeno 5, ma lasciamo perdere. Lui stesso li valutava tra 1 e 2 milioni. Ebbene, i nazisti perseguirono per il paragrafo 175 non più di 50.000 persone, cioè 2,5% della popolazione omosessuale. È chiaro che il nazismo non ha agito con la stessa severità con cui ha agito nei confronti degli ebrei o degli zingari o dei polacchi. È evidente questo fatto. Tuttavia, la cosa che ci interessa è che quello nazista è il primo tentativo scientifico di eradicazione dell'omosessualità dalla popolazione. Ed è un tentativo che è disposto ad arrivare anche alla liquidazione fisica delle persone che si rivelassero non guaribili, non eliminabili. In parallelo alla persecuzione nazista vi fu un tentativo italiano fascista di regolamentare la questione omosessuale, un tentativo che ha degli aspetti comici, perché noi abbiamo Germania e Italia che sono due tradizioni molto diverse. La Germania continua la tradizione di ingerenza dello Stato nelle questioni private di sessualità per guidarle, l'Italia invece continua a seguire la sua visione cattolica, secondo la quale la gestione dell'ordine sessuale spetta alla Chiesa cattolica.